Ho fatto la tessera di una città in comune per una città di tutti. Perché mi piace Pisa e vorrei che diventasse ancora più bella. Perché Pisa non può fare a meno di una città in comune. Perché una città in comune è stata non solo un argine alle destre, lo è stata, scoperchiandone le contraddizioni, le storture, gli accordi a spese della città, ma è stata una lista soprattutto fatta di progetto, di proposte concrete. Mi sono tesserata una città in comune perché i progetti che hanno per questa città corrispondono al mio ideale di città. Io mi sono tesserato una città in comune perché è l'unica voce fuori dal coro in questa città, perché una città in comune è l'unica speranza vera di cambiamento per la città di Pisa. Perché c'è tanta bella gente, mi sembra un motivo sufficiente. Mi sono tesserato perché bisogna spostare l'asse della sinistra pisana e portarla fino al comune, se possibile. Allora, mi sono tesserata con una città in comune perché credo che questa sia una lista che parla dei diritti delle persone e che parla davvero con la cittadinanza e con le realtà che affrontano i problemi di tutti i giorni. Ma se mi chiedi un perché, dopo 2013, 2018, viene 2023, perché non c'è due senza tre? Perché è sempre più necessario dare un tono all'ambiente. Mi sono tesserata a una città in comune perché nessuno può mettere Ciccioletta in un angolo.